un recipiente aperto all'aria, quindi avete qua un recipiente, è in ebollizione 1 chilogrammo d'acqua, mi sta bollendo, qui siamo a 100 gradi. Vi si inserisce un campione di mezzo chilo di piombo a 250 gradi, quindi un po' simile a quello che abbiamo fatto noi, simile ma non uguale. Per effetto di questo inserimento, come cambiano le temperature delle due sostanze? Allora, vediamo un po', la temperatura dell'acqua diminuisce e quella del piombo invece rimane invariata. Chiaramente no. La temperatura dell'acqua aumenta e quella del piombo rimane invariata? No. La temperatura dell'acqua rimane invariata e quella del piombo diminuisce. Allora, anche se vi sembra strano, è questa quella giusta. E qui il concetto qual è? Che avete l'acqua a 100 gradi. Perché sta bollendo, no? In ebollizione. E il piombo è a 250, 250. A uno potrebbe venire in mente che succede qualcosa, no? La temperatura dell'acqua si aggiusta, ma se voi inserite qualcosa a 250 gradi nell'acqua che è già a 100, la temperatura dell'acqua qui non può aumentare come suggerirebbe la D, ok? Perché sopra i 100 poi vabbè, è già in ebollizione. Quindi quello che succede è che quel piombo diminuisce. Ok, e quella dell'acqua rimane a 100 gradi, quindi la risposta è la C. Poi, gli estremi di una sbarra di ferro sono mantenuti a temperature differenti. Ah, questo non l'abbiamo proprio fatto sulla conduzione così nel dettaglio. Vabbè, quindi avete qua una temperatura e qua un'altra. Il flusso di calore lungo la sbarra non dipende, quindi il flusso di calore, ok, se facciamo finta che T1 sia maggiore di T2, ok? Quindi il flusso di calore lungo la sbarra non dipende dalla lunghezza della sbarra, dalla massa, dalla conducibilità, dalla differenza. Beh, la risposta è la B, però abbiamo fatto un po', vabbè, prendetela per buona questa cosa qui. Se guardate appunto le relazioni sulla conduzione. Vediamo questo qua, il 12, un blocco di ghiaccio della massa di mezzo chilo alla temperatura di 0 gradi Celsius viene trasformato a pressione atmosferica in acqua alla temperatura finale di 10 gradi. Il blocco richiede un dispendio energetico. Ok, qua vi dovete fare, vi ho fatto 200.000 volte, avete due momenti, no? Il momento in cui spendete del, cioè, c'è del calore che appunto viene utilizzato per fondere il ghiaccio, e quindi qui avete il calore latente coinvolto, ok? L per M, questa è la, diciamo, la relazione, e quindi Q1, e avete un calore che vi serve a passare da 0 a 10 gradi, quindi il delta T è 10. Cos'è che vi dice? Vi dice che il dispendio energetico totale, cioè Q1 più Q2, vale 188 kJ. Ok? Capite che quindi avete Lm più Cm delta T è uguale a Q totale che conoscete, okay? Perché è la somma di questi due. Vi lascio fare a voi i conti perché M lo conoscete, delta T pure. C anche, e da qui, vedete, ci ve lo dà, potete ricavare L, perché anche Q totale lo conoscete, basta invertire la formula. E quindi la soluzione, cioè il risultato è questo, se fate il conto. Ok? Un bollitore di rame contiene acqua a 24 gradi. Quando l'acqua viene scaldata fino al suo punto di ebollizione, il bollitore si dilata di tot. Calcolo il suo volume a 24 gradi. Vabbè, questo è semplice. Basta che vi ricordiate la relazione delta V è uguale a beta V0 delta T, avete praticamente tutti i dati. Perché? Per trovare V0, che è il volume a 24 gradi. Girate la formula, quindi avete delta V che è di quanto si dilata. Quindi questo delta V è 1,2 per 10 alla meno 5 metri cubi. Sotto avete beta. Delta T è 100 meno 24 gradi Celsius, e facendo il conto mi dovrebbe saltare fuori questo. Poi,
Su un barattolo riempito per metà di acqua bollente, ok, viene avvitato un coperchio, quindi lo chiudiamo. Quando il barattolo raggiunge la temperatura ambiente, ok, è molto difficile svitare il coperchio perché, beh, allora quando lo avvitiamo, visto che dentro abbiamo acqua a 100 gradi, tutto, vista appunto la conducibilità anche del metallo, è tutto a 100 gradi, no? Quindi sia il coperchio, sì, il coperchio, non il tappo, e il barattolo sono tutti alla stessa temperatura. Quando poi si raffredda, chiaramente, loro più che si dilatano, si contraggono a causa del raffreddamento. Qui c'è un'informazione che non ci dà. Questo barattolo cos'è? Di vetro o di metallo? Cioè, è un barattolo dello stesso materiale? Se è molto difficile svitare il coperchio, no. Facciamo finta che sia di un altro metallo, di vetro. Facciamo finta che il barattolo sia di vetro, ok? Quindi, se il barattolo è di vetro, quando poi si raffreddano, il vetro, che è sicuramente un coefficiente di dilatazione diverso da quello del metallo, se voi l'avete chiuso, cioè, immaginate di avere il barattolo, questo qui è il coperchio, quindi un altro materiale. L'avete avvitato, il metallo che si contrae di più raffreddandosi, si serra molto, in modo molto più vigoroso, molto più forte intorno al barattolo. E direi che questa è la spiegazione fondamentalmente, per quello che ne sappiamo noi. Ok? C'è anche un discorso sulla pressione interna, ma non l'abbiamo fatto ancora. Sì, direi che questa è la spiegazione. Lui non specifica però, a meno che non lo vedo, no, dovrebbe specificare che il barattolo se forse intende un barattolo di vetro, potrebbe essere anche un barattolo di metallo, però vabbè. Poi, vediamo l'ultimo, in cui ci viene detto che il parabrezza di un'auto è coperto da ghiaccio a meno 12 gradi Celsius. Il ghiaccio è uno spessore e il parabrezza è una superficie. Ok, la densità del ghiaccio è questa. Quanto calore occorre per fonderlo? Allora, questo è uguale a quello che abbiamo fatto prima, no? Il calore per fondere è la somma del passaggio di stato, quindi M per il calore latente, più, diciamo, il calore che serve per innalzarlo da meno 12 a 0 gradi, no? Questo è il solito discorso. Ora, qui il punto è che noi non abbiamo la massa, però sappiamo che il ghiaccio, sappiamo quanto ghiaccio c'è sul parabrezza perché ci dà le misure. Vedete, ci dà la superficie e lo spessore. Quindi possiamo trovare il volume. La densità ce l'abbiamo, quindi sappiamo che massa è densità per volume. Quindi vedete quanto calore occorre per fonderlo. Questo qua M la posso raccogliere, viene densità per volume. L più C delta T, quindi densità per il volume che vi calcolate con spessore per area e poi moltiplicate per la somma di questi due componenti. I valori sono quelli tabellati soliti.